Allora, io sono qua solamente per introdurre la mattinata. Parlo a nome del coordinamento Comasco per la Pace che insieme ai itinerari migranti ha organizzato questa mattinata con Don Mussie. È stata fatta una serata ieri sera per la cittadinanza e niente, io do il benvenuto, ringrazio il preside, la scuola che ha permesso questa mattinata e il cinema Astra che ci ha dato la sede. Poi lascio la parola prima a Michele Luppi di Itinerari Migranti e successivamente a Don Mussi, che Michele Luppi magari introducendo spiega chi è e perché è qua. Grazie. E ciao a tutti, benvenuti. Come nasce la mattina di oggi? Sicuramente tutti voi avrete seguito quello che è successo a Como negli ultimi mesi, Como è diventata un punto di transito per centinaia, per migliaia di migranti che arrivati in Italia cercano di raggiungere il nord Europa, molti cercano di raggiungere le loro famiglie, amici che magari si trovano già in Germania, in Svizzera, in Svezia. E una volontà che però non trova un corrispettivo in quelle che sono anche le leggi, le normative dell'Unione Europea, che invece li obbligano di fatto a presentare la domanda di asilo in Italia. E questo fa sì che si creano alle frontiere italiane, Como è una delle frontiere italiane, dei veri e propri tappi di persone che restano bloccate, a cui è impedito di proseguire il loro cammino. E questa cosa si è vista con particolare evidenza nei mesi estivi. Credo che tutti voi siete passati dalla stazione San Giovanni in luglio, in agosto, quando si è arrivati ad avere circa fino a 500 persone accampate nel parco della stazione. E quindi da lì, da un po' tutto quel movimento anche di volontari che era nato attorno a quella che di fatto è un'emergenza per la città di Como, che continua, perché comunque oggi abbiamo un campo che non so, è un po' nascosto, ma credo che l'abbiate visto, no? Il campo di Via Regina Teodolinda vicino al cimitero monumentale. Lì attualmente ci sono tra i 200 e i 300 migranti, queste persone in transito che sono rimaste bloccate, che lì hanno trovato un rifugio. Pensate a una giornata come oggi, essere costretti a stare all'aperto, senza un tetto, senza un posto dove ripararsi. E quindi da tutto questo movimento, anche nato in città, è nata l'esigenza di creare dei momenti che però aiutassero le persone ad andare oltre la semplice assistenza, andare oltre il semplice ma importantissimo aiuto che veniva dato a queste persone, creando dei momenti in cui farsi delle domande, in cui provare magari a riflettere, in cui provare a capire quello che spinge queste persone ad arrivare qui, a tentare di andare verso il nord Europa e soprattutto capire che Como è un pezzettino piccolo di un puzzle che è molto più grande. Lo dicevo ieri sera presentando un po' Don Musse alle persone che erano presenti all'auditorium Don Guanella. Quando si guarda una situazione, quando si guarda, pensate quando si guarda un quadro da troppo da vicino, si rischia di perdere di vista i contorni, no? Si rischia di perdere di vista la dimensione d'insieme e quindi si finisce a volte per non capire niente. Quello che vogliamo fare questa sera è cercare di allargare lo sguardo, perché le questioni migratorie, come tutte le questioni sociali, sono situazioni, sono questioni su cui ognuno giustamente ha le proprie opinioni, si fa le proprie idee, e questo fa parte dell'essere cittadini di uno Stato e di una comunità umana, però dall'altro punto di vista è importante farsi queste opinioni partendo comunque da delle storie, partendo dalla conoscenza dei fatti. E credo che la mattina di oggi sia molto importante perché Don Muzerai, che è un sacerdote eritreo, che è arrivato in Italia nel 92, poi ci racconterà lui meglio la sua storia, è una delle persone che per prima in Italia e in Europa ha iniziato a lavorare dando una mano a altri migranti che come lui avevano fatto il viaggio per arrivare in Europa. E lui lo racconterà, io sono arrivato, ci diceva ieri, in Italia con l'aereo come richiedente asilo, ma quelli che sono venuti di me non hanno potuto farlo. E che hanno, per arrivare in Italia hanno dovuto mettersi nelle mani di trafficanti, hanno dovuto mettersi nelle mani di
di persone che volevano sfruttarli. E quindi insomma lui con anche alcuni amici conosciuti si è messo un po' al servizio di queste persone, cercando anche di tutti i campi in cui ne aveva la possibilità di denunciare anche le situazioni che riguardavano i migranti. Don Mussie è stato ed è di fatto ancora oggi una persona che viene invitata dall'Unione Europea, dalle Nazioni Unite a cercare di spiegare quella che è la situazione delle migrazioni. E quindi credo che averlo qui sia per noi anche un'occasione unica e un privilegio, e credo che la vostra scuola sia stata anche fortunata a essere qui, insomma, e quindi di questo credo che il coordinamento Comasco abbia fatto un ottimo lavoro nell'invitarvi. Do la parola a Don Zerai, che ci racconterà un po' della sua storia, ma poi quella di questa mattina vorrebbe essere anche l'opportunità di avere un dialogo con voi, soprattutto con lui, in modo da poter anche rispondere a vostri dubbi, vostre critiche, tutto quello che, come dicevo prima, giustamente nasce dal guardare una situazione complessa e dal dire sì, ok, ma noi cosa possiamo fare? Non possiamo accogliere tutti, non possiamo, tutte quelle domande che ci sentiamo ripetere spesso alla televisione e che sono le domande che ci facciamo anche noi. Ecco, oggi abbiamo l'opportunità di farle a una persona che ha la coscienza di tutto quello che vi dicevo, del quadro d'insieme, quindi non solo del particolare, e quindi potrà darci stimoli e spunti interessanti. Grazie, buongiorno a tutti, benvenuti. Prima di tutto grazie a questa opportunità di dialogo, di incontro che avete creato, e grazie, dicevo già ieri, alla città di Como per come ha reagito, per come ha risposto di fronte a un'emergenza che si siete ritrovati a gestire. Però quelle persone che dormivano alla stazione o piuttosto che nel parco non erano dei numeri, non erano degli oggetti, ma sono persone con la stessa vostra dignità, la stessa vostra diritti, sogni di avere un futuro di vita dignitosa. Cosa vuol dire essere immigrato? Allora, io ho lasciato il mio paese che avevo 16 anni. Come ho detto ieri, io sono stato privilegiato di poter viaggiare con un passaporto, con un visto, in aereo, cosa che oggi i miei connazionali non possono fare. Da una parte perché il governo, il regime che c'è attualmente in Eritrea, non rilascia passaporti a nessuno, maschio o femmina che sia, per i maschi sotto i 50 anni, per le donne sotto i 40 anni, non possono lasciare il paese legalmente, per cui non rilascia il passaporto. Senza passaporto nessun paese ti dà il visto, quindi l'unico modo per uscire da quel paese, queste persone devono fuggire di nascosto. Per fuggire di nascosto poi si affidano ai cosiddetti passer o ai trafficanti che organizzano questi viaggi clandestini. Ma perché lasciano il loro paese? Allora, la situazione attuale in Eritrea, ormai da 25 anni, visto che parlo dell'Eritrea perché è il mio paese, ma anche molti di quei ragazzi che dormivano, ragazzi e ragazze che dormivano alla stazione di Como o nel parco, provenivano anche dall'Eritrea. E se non si conosce da quale realtà fuggono queste persone, non si capisce il perché devono venire qui. I giovani in Eritrea, quelli che hanno la vostra età,
sono costretti a fare un servizio militare a tempo indeterminato. Cioè sanno quando iniziano, ma non sanno quando finirà questo servizio, che è diventato di fatto una schiavitù legalizzata. Io ho i miei fratelli che stanno ancora facendo servizio militare, uno di questi è più grande di me, ha iniziato a fare servizio militare nel 1994, lo sta ancora facendo, con una paga di 15 euro al mese. Lui ha una moglie, 4 figli, con 15 euro al mese in teoria dovrebbe mantenere se stesso e la sua famiglia, cosa che è impossibile. Quindi se uno non ha qualcuno all'estero che manda i soldi per mantenere quella famiglia, la famiglia di mio fratello, la moglie e i 4 figli dovrebbero morire di fame. Anche il modo che vengono trattate queste persone nel servizio militare è talmente duro e subiscono continuamente maltrattamenti, abusi, violenze da questi capi dell'esercito, anche per delle stupidaggini, poi dopo vi mostrerò alcune foto che sono condizioni terribili. Le ragazze che sono diventati schiavi sessuali dei capi militari, le testimonianze che sono stati raccolti da una commissione d'inchiesta delle Nazioni Unite lo scorso mese di giugno, è stato presentato un dossier di 500 pagine di testimonianze che raccontano le violenze che questi ragazzi nei campi di addestramento militare e durante il servizio militare subiscono e come vengono usati, impiegati anche come schiavi, come forza lavoro gratuita dal regime, quando il regime invece prende i soldi dalle aziende che impiegano queste persone. Per farvi un esempio, nelle nostre isole, perché l'Eritrea, non so se avete presente geograficamente, è un piccolo paese, però è situato in situazione strategica molto bella come a livello geografico, per cui molto ambita anche per la questione turistica. Vediamo dove l'ho messa la foto, la cartina, ecco, questa è l'Eritrea. Qui in queste zone ci sono, che qui nell'immagine non si vede, però in quest'area, lungo questa è la costa di Mar Rosso, ci sono circa 300 isole. In queste 300 isole il regime ha autorizzato la costruzione di alberghi di lusso costruiti da alcuni paesi come il Qatar, gli Emirati Arabi, vengono a costruire alberghi per personaggi, per milionari che vengono a fare le vacanze, però per realizzare questi hotel di lusso ha impiegato i ragazzi di leva come forza lavoro. Allora le compagnie che costruivano questi alberghi pagavano al regime $1,000 al mese per ogni persona. Il regime prendeva questi soldi
ai ragazzi gli dava i soliti 15 euro al mese. Tutto il resto lo tratteneva. Quelle persone, quei ragazzi che hanno lavorato, hanno costruito quei alberghi, non hanno beneficiato di nulla. Sono stati sfruttati, non sono stati in grado né mantenere se stessi né aiutare le loro famiglie. Di fronte a queste situazioni, molti giovani hanno scelto di scappare da quel paese, perché non c'era modo di cambiare quella situazione. In qualche occasione hanno anche tentato di ribellarsi tentando di rovesciare il regime, che poi tutti sono finiti morti ammazzati o finiti nelle carceri. Allora l'unica cosa che gli rimane per salvare la vita e sognare un futuro di libertà, un futuro un po' più dignitoso, è quella di lasciare il paese, dato che non c'è possibilità di uscire legalmente, e si affidano poi alla fuga nelle mani di questi trafficanti che organizzano il loro viaggio. Però lungo il viaggio poi subiscono altre violenze, altri abusi, fino a rischiare anche la morte sotto tortura, perché vengono rapiti, gli viene chiesto di pagare un riscatto per la loro liberazione, come è successo nel Sinai dal 2009 fino al 2013. Avevamo circa 30.000 persone che sono passate dal Sinai, che tutti sono stati vittime di questo traffico di esseri umani, traffico di organi. Lì, in quegli anni lì, sono state ammazzate almeno 3.000 persone che provenivano soprattutto dal Sudan, dall'Etiopia, dall'Eritrea, a scopo di vendere loro organi, e gli organi che poi servivano per curare i ricchi nei paesi del Golfo, in Egitto, a New York, in Israele, trafficanti che poi alcuni sono stati anche arrestati grazie alle denunce che facevamo, grazie alla collaborazione della Polizia Internazionale. Alcuni sono stati arrestati mentre compravano gli organi a Cairo per poi venderlo a New York, dentro queste borse termiche che facevano il viaggio in giornata. Ecco, queste persone rischiano tutto questo proprio per fuggire da quelle condizioni di schiavitù. Hanno il coraggio di affrontare tutto questo, cosa che io, quando ho lasciato il mio paese, non so se avrei fatto quello che loro oggi fanno. Io ho lasciato il mio paese in sicurezza, in condizioni abbastanza comode, perché sono arrivato in aereo. È vero che poi ho affrontato tutta la fatica che bisogna fare da immigrato in un paese nuovo, una cultura nuova, in lingua nuova, tutto il sistema burocratico nuovo, quindi la fatica di inserirsi, di integrarsi, di costruirsi il proprio futuro. Però se dovrò confrontare con quello che oggi questi ragazzi e ragazze affrontano e superano, il mio è proprio nulla. Quando gli chiedo: ma perché? Chi ve lo fa fare rischiare così tanto? La risposta
e tra morire lentamente senza nessuna prospettiva per il nostro futuro, meglio rischiare, affrontare anche la morte per sperare un futuro di libertà, un futuro di dignità, di essere protagonisti, di costruire il nostro futuro noi stessi, non qualcun altro che deve decidere al posto nostro che tipo di persona devo essere, come devo vivere, come devo pensare, come, perché il regime pretende questo. In Eritrea il regime pretende che tutti la pensino in un modo, tutti vivono in un modo, tutti si muovono, fanno determinate cose che il regime autorizza. Chi si comporta al di fuori di quello è nemico, per cui da arrestare, da torturare, da, se necessario, anche da ammazzare. Ecco da che cosa fuggono questi ragazzi. Quando io ho lasciato il mio paese, uscivamo da un clima di sospetto reciproco, perché il paese era disseminato con spie dappertutto, per cui tu non ti potevi fidare neanche il tuo compagno di banco, perché non lo sai chi è, che cosa fa, se è legato a un determinato. Io sono cresciuto con questo clima. Di determinati argomenti, tu in classe con il tuo compagno di banco o con l'amico del quartiere non puoi parlare, perché non sai fino in fondo chi è. Può essere una spia, o lui o i suoi genitori, quindi se una parola fuori posto detta va a finire nelle orecchie di persone sbagliate, posso passare guai io e la mia famiglia. Quindi vivi così gessato, rigidamente, dalla paura di che ti scappi qualcosa. I genitori che non possono dire determinate cose di fronte ai figli perché hanno paura che il ragazzo, il figlio, per sbaglio faccia trapelare quelle che ha sentito a casa fuori, quindi che diventi fonte di guai. Adesso i ragazzi scappano neanche senza avvisare i genitori, perché non si fidano neanche del genitore. Altrimenti se il genitore dice ma il mio figlio sta progettando per fuggire, viene arrestato solo per aver pensato, non per aver fatto. Solo per aver pensato di lasciare il paese illegalmente viene arrestato. Allora nessuno parla, decide, contatta le persone giuste che le aiutano a lasciare il paese, ovviamente dietro pagamento. Spesso chi paga è, come si diceva una volta, lo zio dell'America. Quindi chi? Il fratello, sorella, cugino o un amico che vive all'estero, che deve sostenere il progetto di fuga, che poi se questo progetto di fuga si complica in qualche modo, che vuol dire che viene sequestrato quella persona, oppure perché intorno a questo è fiorito una serie di traffici di persone che vengono presi, la polizia per esempio quando varcano dall'Eritrea verso il Sudan li arresta, la polizia sudanese dice va bene, se tu mi paghi $700, $800 ti lascio continuare il tuo viaggio, altrimenti ti rispediscono indietro. Allora chi è che deve pagare questi $700-800? Lui ovviamente non ce l'ha, allora gli dicono va bene, tu chiama, ti diamo il telefono per chiamare, chiama i tuoi parenti, amici che sono in grado di pagare questo, altrimenti torni indietro.
se torna indietro, quello viene arrestato perché ha lasciato illegalmente il paese, ha disertato dal servizio militare, quindi finisce in carcere, dove poi gli aspetta maltrattamenti, torture e così via. Quindi deve fare di tutto per racimolare quei soldi, chiedere aiuto a chiunque può fare qualcosa per pagare quella cifra, per poter continuare il suo viaggio. Quindi le polizie di questi paesi corrotti hanno trovato un business anche in questo. Sono pagati dallo Stato per sorvegliare i confini, per impedire il flusso di immigrati che attraversano il loro paese, ma si fanno pagare anche dal migrante, dal rifugiato che tenta di passare. Loro guadagnano doppiamente sulla pelle di queste persone. Per costringerli a pagare, non solo c'è il ricatto psicologico e la limitazione della libertà personale perché lo trattengono in una stazione di polizia o in un carcere, sono passati anche ai maltrattamenti, alle violenze, alle torture. In queste foto che si vedono, vedete questo ragazzo con i segni sulla schiena. Questi sono procurati da una tortura che gli hanno fatto colare sulla schiena la plastica fusa sul fuoco. Mentre lui gridava dal dolore, facevano sentire al telefono ai suoi familiari: o pagate presto o il vostro figlio finirà per essere morto ammazzato. Il genitore o il fratello, la sorella che sta dall'altra parte del telefono, che sente gridare dal dolore disperato il proprio familiare, farà di tutto. Io sono venuto a sapere di queste cose proprio da alcuni di questi familiari che hanno ricevuto una telefonata del genere, che sono venuti a chiedermi in parrocchia aiuto per raccogliere soldi per pagare il riscatto, per liberare il loro figlio, il loro fratello o la sorella che è nelle mani dei trafficanti. Lì si trattava di salvare la vita. Però nello stesso momento il dilemma è anche di alimentare ancora di più il traffico, se si paga. Però quando noi abbiamo denunciato, chiedendo, in quel momento questo accadeva per esempio nel Sinai, in Egitto, nello stesso tempo c'erano 1500 persone tenute in prigionia dai trafficanti nel Sinai. Le autorità nazionali dicevano di non sapere nulla. Anzi, quando all'inizio ho denunciato pubblicamente su mass media, l'ambasciata egiziana, perché allora io abitavo in Vaticano, l'ambasciata egiziana presso la Santa Sede mi ha convocato accusandomi che io stavo danneggiando l'immagine del paese, il turismo. Ma io stavo parlando di persone che sono lì fisicamente, che vengono torturati ogni giorno, che alcuni perdevano la vita per poi finire nel mercato nero di traffico di organi. Per un anno le autorità egiziane hanno negato l'esistenza di queste persone. Però nello stesso periodo è capitato che sono stati sequestrati un gruppo di americani, in giro di 48 ore sono stati rilasciati. Successivamente è successo che sono stati sequestrati altri operatori cinesi
sono stati rilasciati in giro di una settimana. Quindi se tu hai dietro una nazione potente che può fare pressioni, vuol dire che vali qualcosa. Se non hai nessuno, se sei figlio di nessuno, come il caso di questi ragazzi eritrei, etiopi, sudanesi che fuggivano dai regimi del loro paese, non solo il regime del loro paese non si interessava di loro, della loro vita, anzi in certi momenti dicevano questi regimi ben li sta che sono fuggiti da qui, adesso hanno trovato di peggio. E quindi i trafficanti facevano il loro lavoro indisturbati, senza che nessuno. Questo è andato avanti fino poi la rivoluzione o la cosiddetta primavera araba ha sconvolto tutto il Nord Africa. Il nuovo governo egiziano, grazie anche alla pressione che si è creata dalle campagne di informazione che abbiamo fatto, l'Unione Europea e gli Stati Uniti hanno cercato di fare pressione, e Israele dall'altra parte, che subiva l'arrivo di tutti questi profughi che hanno attraversato il Sinai con tutto il dramma che portavano con sé, persone ridotte in queste condizioni. Questo è un ragazzo che è stato documentato da Al Jazeera, che è stato ridotto in queste condizioni dalle torture, e grazie a un sceicco salafita che vive lì nel Sinai, che è stato recuperato e poi salvato, però porta sul suo corpo tuttora, perché come vedete l'altra mano è rimasta paralizzata e fuori uso, però almeno è rimasto in vita. Porterà questi segni, cicatrici fisici e anche psicologici dentro, e l'hanno ridotto disabile. C'è di peggio. Questo per esempio è una delle vittime di traffico di organi. Anche questo, se siamo riusciti a ottenere dei cambiamenti grazie anche ai grandi agenzie come la CNN, BBC, che sono andati sul posto a documentare, perché di fronte alla negazione degli stati di quanto accadeva, l'unico possibilità e alleanza che abbiamo trovato per far uscire la notizia, quindi renderlo di dominio pubblico, e tramite quello fare pressione sui governi perché agiscano, è stato l'alleanza con i mass media, e che sono andati lì sul posto a scavare nelle fosse comuni dove sono stati gettati centinaia di questi profughi che sono finiti per essere vittime del traffico di organi. Una volta che stato reso così pubblico, i governi non hanno più potuto negare l'esistenza di queste persone, hanno detto va bene, ce ne occupiamo. È passato un altro anno senza fare niente. Nel frattempo invece le persone morivano. Queste sono alcune delle persone che erano trattenute e che poi sono stati liberati, poi portati a Cairo, l'UNHCR che poi se ne è occupata. Questi sono i passaggi da dove tentavano di passare per arrivare nel Sinai, dal Sinai poi verso Israele, dove i punti rossi che vedete qui, al Arish, sono alcuni
luoghi dove venivano trattenuti in prigionia. E in queste zone, per esempio, c'è la base militare delle Nazioni Unite. Quindi succedeva tutto questo sotto il naso dei militari, dei caschi blu. Però non sono riusciti a salvarli, non sono riusciti a impedire tutto questo. Queste sono le persone che, torturati, che portano questi segni. Ridotti con la fame in queste situazioni. Ecco, le persone che vedete qui arrivano, molti subiscono questi trattamenti. Vedete questa schiena di questi ragazzi? Sono tutti frutto di quei colate di plastica fusa che facevano colare sulla loro schiena per farli gridare, urlare dal dolore e sollecitare il pagamento del riscatto. Allora, vi chiedo, se foste voi in quelle situazioni, mettervi nei panni di questi ragazzi. Scappate dal proprio paese sperando di trovare protezione, asilo e ricominciare una nuova vita in un altro paese che non vi rende schiavi. Invece vi trovate in queste situazioni. Non potete neanche tornare indietro, perché quello che vi aspetta di nuovo è carcere e torture e così via. Non potete né andare avanti né tornare indietro. La disperazione poi spinge a dire: va bene, rischio tutto per tutto, rischio anche la vita sperando, tanto se torno rischio la vita, se vado avanti rischio la vita, qui non posso stare perché sarò nelle mani continuamente di trafficanti o di della polizia corrotta che continuamente mi arresta e mi chiede soldi. Io non ne ho. Ecco, questo dilemma che li spinge al punto di accettare di rischiare la vita. Guardate questo ragazzo che ha perso tutte e due le mani a causa delle catene con cui era legato. Questo ragazzo oggi vive in Svezia, stanno cercando di trovare soluzione a questa, sperando di trovare, applicare mani artificiali che gli possono permettere almeno di poter fare qualcosa. Quando è scappato era sano. È stato pagato riscatto dalla sua famiglia, parenti, amici che hanno fatto colletta per liberarlo, hanno pagato $30,000 per salvargli la vita. Ecco quello che succede. Queste sono le catene con cui vengono tenuti. Ecco, quando vedete, vi dicono guerre, sono scappati dalla guerra, sono scappati dalla fame, sono scappati da... Vi dovete chiedere, dietro a quelle guerre,
dietro a quelle situazioni di dittature chi c'è? Ci siamo anche noi. Ci siamo noi con i nostri stili di vita. Ci siamo noi con il nostro bisogno di vivere un certo benessere. Per permettere a ciascuno di noi ad avere questi cellulari, si alimentano, si fomentano guerre in Congo. Per avere le benzine e il petrolio nelle nostre macchine si alimentano le guerre in Sudan, in Siria, in Libia, in Iraq. Per avere accesso ad altre risorse naturali si costringe i paesi produttori delle materie prime a vivere, a fare la vita da fame. E ci sono paesi oggi che comprano intere regioni in Africa non per coltivare da mangiare. In Africa spesso nelle televisioni vi presentano che c'è la fame cronica, carestia e così via. Ma intere regioni, terre coltivate, se vedete questo in questa immagine, non so se riuscirete a leggere, ma è troppo piccolo forse. E comunque quella fetta di terra in nero rispetto a tutto è l'unica fetta di terra che è coltivata per produrre cibo. Tutto il resto viene coltivato per produrre energia. Qui vi dicono dobbiamo produrre energia pulita, energia verde. Sì, va benissimo, però non a scopo di affamare intere popolazioni ai quali è stato sottratto quelle terre che gli permetteva di vivere con l'agricoltura di sussistenza, quelle terre che i contadini usavano per il loro pascolo. Allora quelle popolazioni che gli è stato sottratto quelle terre andranno a ingrossare le fila dei profughi, dei rifugiati, perché non possono più sopravvivere con quelle che gli è rimasto. Se andate a vedere qui, per esempio, c'è l'elenco di alcune aziende italiane che producono determinati cereali o coltivazioni non per il cibo. Alcuni sono per oli combustibili o per altri. Quindi da qui le scelte fatte, scelte politiche, economiche, industriali fatti qui hanno conseguenza lì in Africa. Non solo l'Italia, ma anche gli altri paesi non sono da meno, anzi. Voi qui mangiate il cioccolato, però il cacao prodotto in Costa d'Avorio, quel paese che è produttore della materia prima, non può decidere il prezzo del cacao.
il prezzo viene deciso da qualcun altro. Gli dicono o lo vendi a questo prezzo o fai la fame. Quindi la scelta è tra fare la fame e almeno venderlo a quel prezzo stabilito da borse che hanno sede a Londra o a New York. O lo stesso per il caffè. Voi andate a bere il caffè al bar, però dietro quel caffè che bevete c'è il contadino che ha raccolto, che ha dovuto venderlo a pochi centesimi a quintale, quando lui e la sua famiglia si sono spezzati la schiena per raccoglierlo, per produrlo, quindi costringendolo a fare la fame. Adesso, non contenti, gli stanno acquistando tutti quei terreni, tutte le coltivazioni di caffè, di cacao, di altri, per tenerlo sotto le grandi multinazionali che vogliono fare ancora più profitto. Questo però per poter venderlo qui, quella tazzina di caffè, a un euro o un euro 50. Nel mio paese c'è un'azienda gestita da un bergamasco che produce camicie. La camicia prodotta lì, qui arriva, gli viene messo solo l'etichetta di qualche firma famosa, viene venduta a 40 euro a una camicia. Però l'operaia che ha prodotto quelle camicie, non una camicia, in un giorno devono produrre tot camicie, viene pagata un euro al giorno. Se in un giorno quella signora ha cucito 10-15 camicie che arrivano qui, vengono venduti a 40 euro, loro cosa hanno guadagnato? Il produttore sta guadagnando soldi a palati, l'operaia invece deve vivere con quel un dollaro o un euro al giorno che viene pagata. Quando io ho chiesto a quel signore: ma perché tu fai così? Questo è uno sfruttamento. La risposta è stata: ma io do lavoro a quelle signore. Se non c'ero io, facevano ancora più fame. Però tua moglie, tua figlia, la manderesti a lavorare a quel prezzo? No. Però lì c'è la legge che me lo consente, ma c'è lì il regime che mi permette di portare avanti la mia azienda pagando a quel prezzo. Ma la tua coscienza, il tuo senso etico, morale, dove sono finiti? Quella donna che cuce quelle camicie lo farà per qualche periodo, dopodiché, come non potrà vivere con quel dollaro o euro al giorno, che poi convertito nella moneta locale sono 30 nafa, che vuol dire con quella 30 nafa quella donna, dopo una giornata intera di lavoro, con quel
cifra può comprare a malapena un chilo di patate. Quindi ha lavorato una giornata intera per un chilo di patate. Perché il costo della vita in città ad Asmara è alto. La paga è da fame. Così si spinge le persone a lasciare il paese. Così si producono immigrati. Così si producono profughi. Quando non c'è una giustizia sociale, economico, giuridico. Noi qui, lontani, che colpa ne abbiamo? Abbiamo anche la colpa, perché se io non sono informato, se io sono l'acquirente di quelle camicie, quell'azienda, finché c'ha gli acquirenti qui, continuerà. Quindi anche nel nostro stile di vita, ovvio che non possiamo cambiarlo, la situazione economica, finanziaria o geopolitica, militare, che sta sconvolgendo il nostro mondo. Però con quello che posso fare, con un senso etico, morale, nel mio comportamento, in quello che acquisto, in quello che ho il potere di scegliere, anche questo potere non hanno tutti. Alcuni sono costretti a vivere la vita da schiavo con regimi che costringono a vivere in certo modo, a mangiare in certo modo, a pensare in certo modo, ma c'è chi almeno ha quel pezzetto di libertà di poter scegliere. Perché anche qui non è che siate tanto liberi, pensate forse di esserlo, ma non lo siete. Non lo siamo tutti schiavi, schiavi di un sistema politico e economico a livello mondiale gestito da poteri che hanno forti interessi finanziari e militari che stanno gestendo il nostro mondo. Però tra me e un cittadino europeo, il cittadino europeo c'ha piccolo vantaggio rispetto a me, che sono in Africa. Ma almeno usa quel tuo piccolo vantaggio per dire no, io non voglio essere complice di questo sfruttamento, io non voglio essere complice di queste sofferenze. Perché i governi vi dicono, ma guardate che noi stiamo facendo quello che stiamo facendo, le missioni di pace, che poi tanto di pace non sono, in Iraq, in Afghanistan, in Libia o altrove, per permettere a te di vivere quel stile di vita che stai vivendo o quel privilegio che tu oggi hai. Voi però avete la libertà di poter dire no. Non vuole che tu sfrutti altre popolazioni, non vuole che tu riduci alla fame altre popolazioni per permettermi a me di vivere o di avere. Quando noi possiamo benissimo vivere in modo dignitoso, distribuendo equamente, pagando giustamente i prezzi delle materie prime, permettendo a quei paesi di vivere in condizioni di dignità, forse non avrò la possibilità di comprare cellulare ogni anno o ogni due anni. Ma io con lo stesso cellulare posso vivere benissimo per i prossimi 5-6 anni, 10 anni, finché funziona.
se questo farà diminuire la richiesta. Quindi dietro alla richiesta poi c'è quelle aziende, quelle multinazionali che sono chiamati a produrre questo, che devono fare guerra per accaparrarsi delle risorse naturali, fomentando guerre tra diverse fazioni in base a chi gli concede la licenza a minor prezzo possibile. Ci sono stati governi che sono stati rovesciati per questo, multinazionali che hanno finanziato guerriglie per rovesciare quel regime che non permetteva di sfruttare a basso costo le risorse naturali. Andate a chiedere alle popolazioni in Liberia, in Sierra Leone, in Costa d'Avorio, in Chad, Niger, Burkina Faso, in Libia, in Sudan. Tutte, se andate a vedere le guerre che sono in Africa oggi, tutte dietro hanno interesse di grandi multinazionali di petrolio, gas, di altre risorse, che può essere oro, diamante, cobalt. Tutto per rispondere all'esigenza del mercato, perché i popoli dei paesi industrializzati vogliono consumare, bisogna produrre. Quindi alla fine vi danno la colpa a voi, i consumatori. Finché ci sono i consumatori che ci chiedono, che vogliono avere un certo stile di vita, noi dobbiamo rispondere, dobbiamo produrre. Qualcuno, quando nei dialoghi che facciamo, negli incontri, proprio l'ultimo a Bruxelles, c'era un dibattito sulla global security e immigrazione, erano presenti quasi tutti i capi di Stato africani e l'Unione Europea e alcuni leader del Medio Oriente. Alla fine di questo ragionamento diceva: il mercato, il mondo della finanza, e l'altro blocco, il mondo delle armi, controllano tutto, la politica è nelle mani di queste due potenze. Le persone che soffrono, che muoiono, sono vittime collaterali. Quindi come una pillola che prendiamo, che può avere effetti collaterali, e anche sono vittime collaterali nel disegno grande di questo ordine mondiale, sono soggetti considerati sacrificabili. Quindi non possiamo mantenere il nostro benessere senza sacrificare qualcuno. Quindi tra scegliere, invece di scegliere di abbassare un po' di più il nostro standard di vita, il nostro consumo, il nostro